sicuramente c'è già molta attualità legata alla mobilità elettrica anche su acqua. Oggi all'Aveno inizia questo nuovo percorso, speriamo che possa diventare importante come altri eventi che ci sono in giro sul nostro territorio. Noi ci crediamo, ci abbiamo investito insieme al Comune e ad altri attori, ma quello in cui noi crediamo che ci stiamo battendo da tempo è quello di ripristinare il collegamento che dall'Aveno possa portare all'eremo di Santa Caterina. E oggi attiveremo in via sperimentale quella che è proprio una navigazione con un battellino elettrico, perché vogliamo dimostrare a tutti quanto sia importante ripristinare questo tipo di collegamento per l'attrattività del territorio e soprattutto per quella turistica.